Il Crotone ospita un Novara in crisi, parte forte il Crotone, il cross al centro, il colpo di testa di Abruzzese, scavalca Kosicki e la squadra di Drago all'ottavo minuto è già avanti 1-0 con il gol del suo capitano, il primo gol in campionato per il difensore centrale. La risposta immediata del Novara affidata a questo sinistro magico di Lazzari, che al decimo riporta in parità la partita 1-1. Gran bel gol di Lazzari, sponda involontaria di Abruzzese, battuto Gomis. All'undicesimo ancora Crotone con questo colpo di testa di Del Prete in anticipo sul primo palo, pallone alto sopra la traversa. C'è anche il Novara, prova qua il contropiede Gonzales, viene messo a terra da Krisetic, viene ammonito, risulterà decisiva questa ammonizione. Al 31esimo Dezzi, parato il suo tiro, arriva Matute, palo pieno e grande occasione per il Crotone alla mezz'ora del primo tempo. Al 38esimo, eccolo il pestone di Krisetic per l'arbitro, secondo giallo, è partita finita per il centrocampista del Crotone. Crotone dunque in 10, in chiusura di primo tempo, ci prova ancora il Novara con Faragò di testa, super parata in due tempi di Gomis. Nella ripresa al 19esimo Cataldi colpisce il palo alla sinistra di Kosicki, Cataldi entrato al posto di De Giorgio. Al 23esimo poi fa tutto bene Lazzari, trova lo spazio e il tempo per mettere il pallone all'angolino e il Novara ribalta il risultato 2-1 sul campo del Crotone. Gran bel destro di Lazzari, segno prima con il sinistro e poi con il destro. Al 26esimo poi il Crotone reagisce con Bernardeschi, due dribbling in area di rigore, un po' di fortuna, un rimpallo vincente. Alla fine arriva il gol del 2-2, secondo gol in campionato per Bernardeschi dopo quello di Brescia. Bravo e fortunato.